In occasione degli 80 anni dalla costituzione della prima associazione di imprese edili a Palermo, avvenuta nel 1943 in una città ancora sotto le macerie dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ANCE Palermo organizza una serie di appuntamenti, riflessioni sulla città, nel corso dei quali saranno affrontati temi che riguardano il futuro del capoluogo siciliano. Oggi il primo incontro, organizzato in collaborazione con gli ordini professionali di architetti e ingegneri. Il centro storico di Palermo è, dal punto di vista urbanistico ed infrastrutturale, una risorsa fondamentale. Abbiamo avuto un lungo periodo durante la primavera di Palermo di recupero, però assolutamente frastagliato. Occorre avere con i nuovi strumenti normativi una visione più moderna, cercare di dare innanzitutto a questo territorio infrastrutture pubbliche a servizio poi degli investitori privati. Noi ci crediamo e sono molto lieto anche di una collaborazione con gli ordini professionali ormai strettissimo organica, che è là per un ulteriore slancio verso questa amministrazione comunale al fine di cooperare tutti in modo trasparente e competente per rilanciare il centro storico, principale strumento di rilancio dell'edilizia privata a Palermo. L'argomento è difficile, direi non spinoso, anzi deve essere bello, soprattutto se, come pare che sia volontà di questa amministrazione, c'è quello di dedicare la propria attenzione al centro storico, vera e propria città nella città, per superare le norme che hanno sin qui regolato il centro storico con quelle norme del piano particolare esecutivo molto rigorose, che lo hanno salvato sicuramente da assalti speculativi o similari, ma che però ha avuto il torto di non dare il giusto spazio all'architettura moderna, contemporanea, purché fosse architettura di qualità. È venuto il momento proprio di rinnovare l'idea di centro storico, perché nel 93 il PPE aveva la necessità di tutelare una parte preziosa della città che versava in una situazione di drammatico disastro e anche insicurezza. Oggi il centro storico ha, diciamo, avviato un percorso molto solido e anche da cui non si può tornare indietro, però bisogna rimetterlo dentro un'idea di città. Significa che devono camminare insieme le azioni specifiche sul centro storico e le azioni complessive sulla città.